Conferma la tua identità con la tua banca? Conferma. Che cazzo vuol dire? Un attimo, ragazzi. Devo un attimo uscire da qua, che devo andare sull'app di Revolut. Io stavamo andando a prendere l'Uber, no? Per andare da Colin. Uber mi chiede la conferma del pagamento. Io dico, minchia, va bene, non me la chiede mai, di solito l'Uber la conferma del pagamento, dato che comunque lo uso sempre. Mi chiede la conferma. Vado sull'app di Revolut, dai 1.800 euro che avevo, anche di più, 1.900 circa, quasi 1.900, che avevo sulla carta, mi sono rimasti 11 euro. 11. Grazie a Dio, c'erano pochi soldi su quella carta, grazie a Dio, io tutti i soldi ce li ho, di cane in dei salvadanai che non possono neanche essere usati, capito? Cioè non possono neanche... Cioè, a meno che non mi hackino pure il conto in banca, porco Dio, fatemi toccare 8 volte le palle, madonna di una troia. Nel senso, ok? Vedo che mi sono rimasti 11 euro sulla carta. Vado a vedere le transazioni, ok? Vado a vedere le transazioni. Perché io poi, porco di Dio, in sti giorni manco ho aperto Revolut. Perché zio Parchetta cioè ero via, ero qua a Torino e porco Dio, io lo apro ogni giorno Revolut, ok? Apro ogni giorno la mia cazzo di carta, guardo sempre quanti cazzo di soldi mi sono rimasti, quello che spendo e cazzi e mazzi. In sti giorni ero a Torino, ma alla fine non stavo spendendo quasi un cazzo, perché l'alloggio me lo sono preso sto qua da Pastina. Il viaggio ho preso il treno subito, erano 38 euro, poi ho comprato due cose da mangiare, però alla fine poi Daddy in verità ci stava offrendo, cioè ieri sera ci ho offerto la cena, stasera pure ci ho offerto una mezza cena, cioè, insomma. Quindi, nel senso, stavo spendendo un cazzo qua, no? No, vi spiego, ragazzi, perché la storia io la so tutto ormai, cioè io so tutto. So tutto, abbiamo pure, paradossalmente, cioè, è brutta la dia, abbiamo pure i dati di questa persona, non tutti, ma nel senso, boss, grazie a Dio, si sta mettendo a lavoro e ha già trovato anche discrete informazioni che possono essere importanti. E adesso vi spiego, ok? Praticamente, vedo tutte queste transazioni, OnlyFans. Tutte le transazioni che mi ha fatto sto qua erano di OnlyFans. Io dico, ok. Cos'è successo? Mi ha rubato la carta? No, vado ad aprire il mio profilo OnlyFans, perché ho un profilo OnlyFans dove mi ero abbonato a un paio di cucciole, nel senso, io comunque avendo invitato tanto OnlyFanser, no, non è un troll, ragazzi, ascoltatevi, porco Dio. Cioè, adesso vi faccio vedere tutte le transazioni, se volete vi faccio vedere tutto. Io c'ho un profilo OnlyFans, oh ragazzi, siamo tutti un po' dei porci, ci sta, io ho un profilo OnlyFans, quando invitavo la Nandona Alfi, non so, magari mi abbonavo all'OnlyFans prima di invitarla per dire, bella figona. Giusto per capire anche, giusto per scopo anche lavorativo, non solo scopo malizioso, ragazzi, ok? Tu hai inteso tutto. Mi hanno hackato il profilo di OnlyFans, ok? Mi sono entrati dentro il profilo di OnlyFans e mi hanno speso un sacco di soldi, tutti i soldi che avevo sulla carta. Su OnlyFans, ragazzi, cioè sto magliare di merda, a me si è speso. E è andato a comprare le foto a Dalila, a Maria Sofia, a Mary Ziel, a porco Dio, a tutte, a tu, ma ci sono tipo 50 chat di OnlyFans, raga, non sto, porco Dio, raga, ve lo giuro, non mi interessa neanche le foto, cioè guarda, io ho cambiato subito la password, ho rimosso subito le carte, soprattutto da OnlyFans, perché c'erano le mie cazzo di carte di credito sopra. Tutte transazioni, tutte queste transazioni me le ha fatte, guardate, ve le faccio vedere anche da Revolut. Me le ha fatte, ma quando io ero in sleeping, ragazzi. Quando io ero in sleeping, ok? Cos'è successo? Aspetta, perché la storia si infittisce ancora di più. Questo ragazzo qua, ha dato il Telegram a Dalila. Ok, bella Righi, tra l'altro ha comprato anche le foto da Greta, Righi, non sto scherzando, pure da Greta che hanno comprato le foto. Puoi chiedere il rimborso a Revolut, ti danno tutti i soldi, no, chiederò il rimborso ad OnlyFans, semplicemente. Chiederò il rimborso, cioè adesso io ho mandato, adesso domani vado a fare denuncia, domani mattina, infatti alle 5.40 c'ho il treno, torno a Milano, vado a fare denuncia. E poi abbiamo già mandato un ticket ad OnlyFans e spero, perché da quello che so OnlyFans, io stavo con Daddy Michelle poi quando mi è successo tutto ciò, quindi grazie a Dio anche loro mi hanno un attimo informato sul tutto, no?
Prima dei 7 giorni non possono, cioè i soldi di OnlyFans tipo non arrivano direttamente alla persona, ok? No, non è stata Dalila, davvero. Ha comprato a chiunque, ragazzi. Tutta, aspetta, adesso vi dico. Cioè, chi è che ha comprato? A Maria Sofia, a Lady as Dreamer, a Marisiel che gli ha scritto. Cos'è che ha scritto a Marisiel? Aspetta. Porco Dio, vediamo che cazzo. Guarda che maia. No. Come cazzo si fa? Porco di Dio. Ti regalo questo piccolo set cosplay. Sono. Ma qua stava tipo comprando. Sei pazzesca, un regalino me lo fai, te li ho sbloccati entrambi. Cioè sto qua andava proprio a scrivere a tutte le OnlyFans con il mio account e usando i miei soldi. Capito, raga? A White Essence, a Dalila. Adesso sono vecchie. Beh, 12 maggio. Linda Stabilini, ragazzi. Cioè, ha un botto di. Ovvio che lo denuncio, ragazzi. Ci mancherebbe altro, porco Dio. Cioè, ci mancherebbe altro, Dio cane. Ma io adesso allora, boss, grazie a Dio, è una persona che lavora nella sicurezza informatica. Quindi mi sta dando anche un po' una mano a rintracciare sto ragazzo. Perché comunque abbiamo il suo Telegram. Abbiamo il suo Telegram, abbiamo i suoi accessi su OnlyFans, abbiamo l'IP dei pagamenti di Revolut che ha fatto lui dal mio OnlyFans. E appunto, ogni volta che spendo con Revolut, non ti chiede la conferma per ogni transazione? Sì, teoricamente, Trust Nuone. Boss, ci sei, boss? Tu come la spieghi sta cosa? Perché anch'io non me la spiego, bro. Le donazioni su OnlyFans non richiedono, se la carta è stata confermata, non richiedono l'autorizzazione, perché è già stata salvata, semplicemente. Vabbè, farò denuncia e chiederò pure, oltre a farmi rimborsare i soldi da OnlyFans, cioè voglio andare a porco Dio a chiedere soldi anche come rimborso per il danno morale ricevuto da sto pezzo di merda, porco di Dio. Che comunque c'è cioè, stata una situazione che mi ha scosso particolarmente. Ma non potevo usarla su altri siti la carta? No, Nick, perché sto qua mi ha hackerato, cioè mi è entrato su OnlyFans. Almeno, porco Dio, spero mi sia entrato solo su OnlyFans, perché mi tocca ancora un po' Sì, le palle. la mail è pulita. La mail è pulita, ok. E non lo so, boss, ho fatto tutte mille ricerche. Infatti ho staccato subito, io mi sono un po' impazzito, ho chiamato boss, grazie a Dio boss, bisogna fargli una statua, porco Dio, a sto ragazzo che mi è stato dietro Stavo per. cagando. Stavi cagando, infatti, bro. Ma avevi una password facile? No, non ha una password che teoricamente nessuno, neanche chi mi conosce, può, tra virgolette, sapere, no? Boss, si può dire quella cosa che mi hai detto lì delle password? Sì, regà, non era una password brute forzabile, era semplicemente stata trovata in dei data breach e molto probabilmente gli è stata venduta. Non ho capito un Era in cazzo, però. giro comunque. Come ti ho detto? Che Non c'è era in dei nessuna data data. glitch ed è stata Ah, venduta. come Vabbè, si dice, questo sito qua si chiama non Evento. diciamo queste cose, magari non, evitiamo di informare la gente di queste No. merdate, porco Dio, vaffanculo, la polizia postale dove sta, porca Madonna? Alex, tutte queste transazioni, tra l'altro, sono state fatte pa a partire dal 5 agosto, mentre io ero in sleeping, o in live! Cioè, il 5 agosto io stavo in sleeping, che dovevo fare la live quella dove Eddie, Steve, Mike, no, mi volevano donare, e sto qua il 5 agosto, porco Dio, dalle 14.06 fino alle 17.26, proprio io quando mi sono svegliato dalla sleeping, porca di una Madonna impestata! No, mi sono svegliato alle 6 in verità, alle 6 e un quarto. Mi ha speso 1.200 euro in un giorno. 1.200 euro in un giorno. Di OnlyFans, guardate, cioè, raga. Mentre ero in sleeping, il 5 agosto, dov'è che faccio, posso vedere? Vedi, 5 agosto. Io non avevo aperto neanche Revolut, no? Perché porco Dio, poi ero partito per Torino, cioè neanche avevo aperto Revolut, porco Dio. Infatti, caso strano, io apro Revolut sempre, Dio cane. Sti giorni non avevo aperto Revolut. Vedete, tipo lì c'è UCI Italia Spa, che è andato al cinema, Barbie, Trenitalia, bla 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 bla. E qua tutte le transazioni di OnlyFans, raga. Tutte le transazioni di OnlyFans. Porco de Dio. Cioè, porca Madonna! Cioè, raga, Dio cane. I dati ora sono nascosti. Vabbè. No, Andri è stato stupido in realtà perché si è collegato inizialmente con una VPN, poi si è dimenticato di non essere più in VPN e ha fatto l'autologin e da lì è rimasto l'accesso. Ha fatto la pulizia dei login, ma si è dimenticato che le mail che arrivano da OnlyFans contengono l'IP della persona. E Esattamente, quindi è stato incurato. come mi ha spiegato Boss, grazie a Dio non abbiamo beccato un grande hacker informatico fortissimo. Abbiamo beccato magari un ragazzo forse un po' inesperto nel settore, oppure, boh, non lo Sì, sì, so. sì. E
800 euro, ragazzi, per porco Dio, non lo so, magari... Ora, o doveva segarsi un sacco, o è uno di quelli che, porco Dio, poi rivende tutte queste cose qua su Telegram, no, a terze parti, non lo so. Ragazzi, non sappiamo ancora chi sia, ma è... A me non mi interessa neanche adesso stare qua a fare, cioè, oddio. Mi ha creato comunque una roba, un fastidio bello grande, porco Dio. Cioè, mi ha creato un fastidio bello grande, Dio cane. Cioè, io capirei una cosa, voglio capire un attimo, cioè, voglio concentrarmi sul fatto che questi soldi mi devono tornare, ma teoricamente Boss dice che al 90% dovrebbero tornare, no? Sì, sì, sì. Già, Revolut ha già bloccato dei pagamenti. Ok. OnlyFans domani deve verificare. Però già quelli di Revolut hanno ingaggiato il team che va a verificare questi pagamenti qua. Quindi appena vedono che non sono stati fatti effettivamente da lui, o comunque già con una denuncia in mano, capito, gli danno i soldi indietro. Io vuoi un po'. Ma comunque io cercherò di denunciarlo, sto ragazzo. Cioè, obiettivamente parlando, mi ha creato un danno morale, oltre che economico, anche morale. Poi speriamo che comunque i soldi me li danno, quindi questo danno economico verrà comunque risanato. Però moralmente, per tutto quello che ha creato stasera e che creerà comunque nei prossimi giorni, è un qualcosa di pesante. Quindi, visto che ormai, esatto, ormai... Visto che ormai ho esperienza con le cause legali e con le denunce e i risarcimenti, direi che a sto giro, porco Dio, un piccolo risarcimento me lo chiederò anche io, porca Madonna, visto che sto pezzo di merda ha fatto tutto ciò, quindi cercherò di, non lo so, cercherò di farmi dare comunque qualcosa indietro, oltre a tutto quello che, cioè, oltre a quello che mi deve tornare, ma da OnlyFans mi deve tornare, perché non mi deve tornare da lui, mi deve tornare da OnlyFans. Infatti domani farò sta cazzo di denuncia a OnlyFans, penso, spero, teoricamente dovrebbe essere così, mi ridarà tutti i soldi. Il minimo chiedi 70k, ma è la cifra ininfluente, poi ci penserò, vedremo che cazzo intanto combiniamo e che cazzo, come capo e cazzo saranno gli sviluppi di sta faccenda. Spiegami un attimo, possiamo parlare di quella cosa lì del tuo amico? Diciamo, facciamo qualche riferimento. Questa cosa qua... Non è un suo amico, è una persona, un Mr. X? Un Mr. X mi ha spiegato... E c'è questo, c'è il carding anche su OnlyFans, come c'era su Twitch per le sub russe, esiste anche su OnlyFans. Questo carding consiste in entrare in account di quelle persone con la carta collegata e creare tanti gift card da $100 circa. Sì, perché poi tra l'altro non è che mi ha comprato, cioè tipo mi ha comprato tipo delle gift card, appunto, perché io ho ancora tipo $48 qua su OnlyFans. Cioè, ho portafoglio $48 c'ho ancora sopra. Capito? Ma sì, tanto siamo pieni, porco Dio, nel senso che altro dobbiamo comprarci. C'ho tutta OnlyFans Italia, porco Dio, no? Posso dire anche il fattore in più, la cosa che ci ha lasciato di sasso. Vai. Di Telegram, bro. Vai. Sei sicuro? Sì. Raga, sto qua stava nel mio gruppo Telegram. Capite? E qui silenzio totale. No, stava nel mio cazzo di gruppo Telegram, perché grazie a Dio, dai, gli ha dato una mano, no? Perché gli aveva scritto pure lui, gli aveva dato il Telegram e quant'altro. Abbiamo trovato sto il Telegram di sto qua, ed era nel mio cazzo di gruppo Telegram, in cui sono tipo 1200 persone. E quindi probabilmente è anche uno che si guarda i stream. Potrebbe essere uno che sta adesso in chat a guardarci, paradossalmente. Magari non che scrive, però che ci sta guardando in questo momento, ma penso sicuramente, ragazzi. Come fai a saperlo? Perché certe volte, adesso lo spiego in breve, certe volte magari per alcuni contenuti, nel senso si mandano su Telegram le persone, no? Sto qua ha chiesto il Telegram per farsi mandare tipo altra roba, no? Quindi un cazzo.